mister, oggi si è vista una Samb brillante e di qualità, ma forse gli aspetti più positivi si sono visti nelle marcature preventive e nei momenti in cui si è alzato il pressing. È d'accordo? Sì, è naturale. Con il rientro di Ruben e dopo tutte le alternative che abbiamo, è normale che... Sappiamo che Ruben non è un giocatore per la Lega Pro. Non lo dico io, i fatti. Lo ha fatto vedere nel campo che lui è un giocatore di Serie A, di Serie B. Lui era in Argentina, è un giocatore importantissimo che lo volevano tutte le squadre più forti del calcio argentino. È stata una scelta di vita sua, come la che ho fatto io, e ha scelto di venire a vivere in Italia e per fortuna ha scelto di venire a San Benedetto e ci dobbiamo sentire privilegiati. Cosa è andato meglio e in cosa la Samb deve ancora crescere? Bueno, è andato bene, come hai detto te, le preventive, il pressing. Io ho visto una squadra che si vuole aiutare. Tutti corrono per il loro compagno che è in difficoltà. Si vede negli allenamenti. Un merito di loro. Come ho detto l'altro giorno, lo dico sempre, quando ho imparato, o lo che ho imparato nel calcio è che entra chi entra e non si sente la differenza. Quelli della panchina sono quelli che fanno gruppo. Oggi è entrato Serafino, Fran, è stato un premio perché lui è uno che non ha giocato mai e in panchina urla più di me. E questo è il riflesso di tutte queste situazioni qua, come Goicoechea, come la Borda, che stanno sempre, sempre urlando e allentando il loro compagno. Abbiamo parlato dell'attacco, ma anche la difesa oggi è sembrata molto organizzata e soprattutto energica. Sì, sì, noi come collaboratore adesso è arrivato Flavio, che lui è quello che sta lavorando sulla fase difensiva e si stanno vedendo i frutti. Le faccio per fortuna con noi e le faccio un complimento al lavoro difensivo che sta facendo Flavio. I due gol di oggi sono una chiara dimostrazione di come la qualità faccia la differenza. Sì. Fa molto la differenza, è la realtà. E che sta prendendo i frutti è Nocciolini, che con tutti i movimenti di Maxi, di Ruben, con le giocate che creano loro, portano via dei uomini e lui si trova sempre solo. Però sono contento sinceramente con tutti, con lo staff, con Andrea, con il prof, non bisogna dimenticare a Stefano e a Paolo, perché uno che ha giocato la parata di Tommaso, son momenti che senti che già la partita, anche se mancano 10-15 minuti, ti dici quella parata lì, vinciamo, si sente. E quella è stata una parata di un portiere importante, di partita importante. Allora siamo tutti sulla stessa strada, in un senso solo, e speriamo ancora, manca tantissimo. Un'altra domanda sul modulo. Nella ripresa ha cambiato tatticamente la Samb, che è passato al 4-5-1. Un anno fa raramente ha cambiato modulo in corsa. Anche questo è segno che è una squadra meglio costruita? No, anche l'anno scorso. Lo che passa è che quest'anno, con il fatto dei numeri che è cambiata, la scelta con Pietro, con Fusco, è stata come ho detto all'inizio, che ogni giocatore possa fare come minimo due ruoli e nella stessa partita puoi cambiare il modulo, te lo permettono gli stessi giocatori, però non per merito mio, per le qualità di loro. Allora abbiamo quella variante lì che in piena partita, dopo abbiamo finito 4-4-1-1, perché secondo me Ruben nel mezzo era diventato importante per trovarlo, si faceva più difficile sull'esterno. Quando a loro hanno cambiato il sistema e l'abbiamo chiuso l'ampiezza, l'abbiamo fatto bene,
E poi, quando abbiamo trovato il modo che noi abbiamo pensato in panchina con Andrea e con Flavio di che dovevamo trovare più il pallone per far recuperare la difesa, abbiamo messo a Ruben davanti a Maxi. Grazie, mister. Siamo arrivati.